Ciao Milano Comics! Stiamo per iniziare qui tutte le nostre attività sul palco. So che fa caldo, so che siete in giro, state facendo le vostre compere. Ciao! E ovviamente state facendo foto, state mangiando, state facendo tante cose. Ma facciamo anche tante cose qui sul palco. Vi ricordiamo che tra pochissimo ci sarà un ospite fantastico qui con noi, ma proprio questione di secondi, finisco di, come si dice, delucidarvi su quello che succederà fino a questa sera, ovvero alle 14 inizia la gara cosplay del Synergy, la finale. Io sono emozionatissima perché ci sono dei costumi stupendi, la finale che porterà il vincitore con ansia a fare un giro all'MCN a Londra, ragazzi, cioè ci sarà veramente uno spettacolo stupendo, costumi bellissimi. Poi abbiamo con noi non solo un ospite famosissimo, un doppiatore, abbiamo con noi anche la nostra Cristina Volkova, direttamente dalla Russia, e la trovate al suo stand se volete fare foto e autografi, è già lì e vi aspetta. Alle 17 abbiamo i plagi musicali, quindi dopo la gara cosplay, se volete divertirvi con chi ha copiato chi delle canzoni dei cartoni animati, rimanete qui con noi. E alle 17.30 abbiamo le premiazioni, ma ora stiamo per iniziare, perché pubblico, dove siete? Venite qua, più avanti, cosa state indietro? Non vi preoccupate, nessuno vi mangia, venite, venite, venite. Più siete, dopo alla fine faremo una bellissima foto tutti insieme. Sapete chi c'è adesso qui con noi? Ma proprio un doppiatore che secondo me non conosce nessuno, che ha doppiato Kermit la rana, che ha doppiato C3PO, che ha doppiato Ted, che ha doppiato, che sta riprendendo e chi ha doppiato niente poco di meno che Peter Griffin. Abbiamo con noi oggi qui a Milano Comics Mino Caprio. Io adoro i matriaci in casa, è molto personabili, intimitosi, molto favolosi. Oh sì, sexy di Gianvaglio. Abbiamo sette messi. Oh oh, è lasso. E cinque messi. Cinque messi, non molti. Pochi, no, chi preoccupa 3333 perché pochino presto, ma from fai calemante spettaculoso. Io voi visto un po' tracassati, voi sta tranquillo, così ora noi vede. La cosa che io suggerio è chi no primieramente sceglie il gatto. Oh. Cos'è successo? Non lo so chi c'era, ma qualcuno ci è rimasto secco. Eh? Qualcuno ci ha fregato il lavoro, sono là dentro. Due uomini hanno litigato e uno di loro ha sparato all'altro. Chi? Non lo so. Senza la grande casa blu, dove potrei abitare? Dove terrei il mio letto e la caciotta? Troppo sexy per il grignone, troppo sexy per la pirofila, troppo sexy per il portapane, troppo sexy... Ah, salve. Io non riuscivo a dormire perché sono... troppo sexy! Essere verdi ha i suoi vantaggi, ma gli elementi da tappeto rosso sono un problema. I due colori fanno a pugni. Signora Future Smith, Carter ha una cosa importante da dirle. Creo l'atmosfera. Ba 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 ber ber ber, la parola è lui. Ba 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 ber ber ber, la parola è lui. Ma non sai che la... parola è lui, e tutti sanno che la parola è lui. Ma Peter vorrei risolvere la cosa da solo. Io adoro i matriaci in casa, è molto personabili, intimitosi, molto favolosi. Oh sì, sexy di Gianvaglio. Abbiamo sette messi. Oh oh, è lasso. E cinque messi. Cinque messi, non molti. Pochi, no, chi preoccupa 3333 perché pochino presto, ma from fai galemante spettaculoso. Io voi visto un po' tracassati, voi sta tranquillo, così ora noi vede. La cosa che io suggerio è chi no primieramente sceglie il gatto. Oh. Cos'è successo? Non lo so chi c'era, ma qualcuno c'è rimasto secco. Eh?
Qualcuno ci ha fregato il lavoro, sono là dentro. Due uomini hanno litigato e uno di loro ha sparato all'altro. Chi? Non lo so. Senza la grande casa blu, dove potrei abitare? Dove terrei il mio letto e la caciotta? Sono troppo sexy per il cagnone, troppo sexy per la pedofila, troppo sexy per il portapane, troppo sexy... Dunque, voi... Io c'ho il cuore che sta battendo ai 2000 e immagino che anche voi sarete contenti di avere qui con noi niente poco di meno che il nostro bellissimo, grandissimo Peter Griffin! Aspetta, Ma... Scusa, ma che... Scusa, Ramone, sto al cesso! Ma come al cesso? Sto al cesso, perché tu non ci vai mai al cesso. Ma sarà che... Cioè, invitiamo un ospite e questo arriva che è ancora al cesso, che sta facendo i suoi bisogni, non ho capito? Scusa, si vede che ho mangiato qualcosa ieri sera che... Cos'è che hai mangiato ieri? Cioè, dai, non si può una cosa del genere, ma che figura ci facciamo? Peter, ma... Hai finito? Oddio. Aspetta, non riesco a trovare un rotolo di carta igienica in questa casa. Ma... E poi dicono che l'Italia va a rotoli. Non se ne trova neanche uno. Lois, è finita la carta igienica. Ma guarda un po'. Cioè, io non ci posso credere. Ramona? Cioè, È proprio vero che è l'epoca del water. Cosa? Sì, beh, insomma, quando c'era Nixon, presidente degli Stati Uniti, c'era il Watergate. Poi del periodo napoleonico c'era Waterloo. Non ci posso credere. A proposito, ma si dirà Waterloo o Waterloo? Secondo me è Waterloo. Ma lo sai io che ho fatto? Sono andato in Belgio. In Belgio? Per saperlo direttamente, sì. No, aspetta, spiegami sta cosa. Sì, ho preso l'aereo e sono andato lì. Appena sono sceso ho visto un vecchietto lì in bicicletta. La prima cosa che mi è venuta in mente, gli ho detto subito: senta, lei mi può rispondere a questa domanda? Ma questo è un dubbio che mi assale da tanto tempo. Ma come si dice, Waterloo o Waterloo? E lui lo sa che mi ha risposto? No. Waterloo. Allora io gli ho detto: ma lei è nativo del luogo? No, sono qui in vacanza. Cioè, veramente sono senza parole, ma sarà, dai, non ci posso credere. Aspetta, cioè... ecco, quasi finito. Cioè, ragazzi, cioè, non ci posso credere. Io, non lo so. Ah, pure lo sciacquone. Andiamo bene. L'ho trovato! Vabbè! Il rotolo l'ho trovato! Ecco. Oh, eccolo qua! L'ho trovato! Oh, mamma mia! Alla fine c'era in un anfratto del mio cesso, c'era! E Lois che le mette le cose, non me le fa mai trovare! Salve ragazzi, come state? Bene? Hai fatta tutta? Oh, ciao Ramona, sì. Ciao! Sì, bene. Adesso che bello! Mi sento più leggero! Alla faccia, cioè, sei stato 10 minuti in bagno! Sì, al cesso! Sì. E vabbè, cioè una scorreggia tira l'altra, e allora, ecco. Va bene. Ma quanti siete? Siete tanti. Oh, e se è vero che l'amicizia, l'amico, si vede al momento del bisogno, ecco, faccio dono a te di questo rotolo. Sei amica mia, no? E allora? Vabbè. Chi è che lo vuole? 10 euro, dai. Ci sediamo? No, aspetta, lancio il rotolo, vediamo chi lo prende. Ah, sì. 3, 2, 1... Il nuovo gioco di finestra. Oddio, che schifo, la cacca di Eccocelo, eccoci qua. Ciao, eccoci ragazzi, qua. Ciao. Sono gli alieni, ogni tanto vengono a trovarci. È colpa mia, è colpa mia. Allora, si sente bene? Sì. Si sente davvero bene? E allora perché volevate chiamare il medico? Si sente bene, lo chiamiamo. Allora. È entrato proprio nella parte. Sì. Vabbè.
Iniziamo a farti un po' di domande, così dopo magari ci sarà anche il pubblico. Ma che come a scuola? Mi fai l'esame? Sì, perché no? Ah, ho capito. Speriamo facciamo così, bene. Ok. Ma rimbomba un po', rimbomba amico. A proposito. No, la nostra cassa rimbomba spia. Rimbomba troppo, vero? Signor Garbus. Anche quello di Ramona rimbomba? Rimbomba. O rimbomba meno? Rimbomba meno? Rimbomba meno. Va bene, dai. Comunque noi andiamo avanti. Ce li scambiamo i microfoni, non lo so, no? Scambiamoci il microfono in segno di cioè, pace. Cioè, della serie vorrei vedere te al posto mio. Carina questa, l'ho detta proprio lì per lì. Ok. No, io sto sentendo bene. Però ci scambiamo il microfono. Anche qua. Ora capito. Meglio. Sì, ma è un'altra cosa, eh? Vabbè, allora. Ok. Allora, prima domanda. Prima domanda. Com'è nata la tua passione per il doppiaggio? Anche perché noi sappiamo che tu eri un professore di diritto. Sì. Cioè, ragazzi, io ho nella mia vita, diciamo quando ero abbastanza, when I was young, ho insegnato diritto. Poi mi sono accomodato e ho continuato. Ma cosa state facendo? Che bello, grazie. Che non siamo nei cinque samurai che partono i cosi, dai, su. Anche un effetto scenografico, se vogliamo. Che non molto bello. Bello. È l'epoca dei rotoli, su, diciamo la verità. Attenzione voi ragazze ai rotoli. Sì, ho insegnato diritto e poi che cosa è successo però? Che già dalla scuola c'era questa mia tendenza, questa mia vocazione all'interesse, all'amore per il teatro. Io ho un po' di anni, sono stagionatello, di solito ho i capelli verdi, oggi li ho messi così, li ho tinteggiati di grigio, anche perché il grigio va su tutto. Allora. E quindi stavolta sono grigi, però di solito sono verdi, azzurri, bianco celesti soprattutto. Allora, ogni riferimento. Va bene, e quindi che cosa è successo? Che essendo stagionatello, come dicevo poc'anzi, sui canali Rai ce n'erano due soltanto. In uno di questi venivano trasmesse gli sceneggiati TV con le regie di Anton Giulio Magliano, Daniele Danza, Sandro Bolchi, e da lì è nata, cara Ramona, è nato l'amore per questi attori, per queste storie, per la prosa in TV praticamente, che mi ha portato anche ad andare, allora giovanetto con mamma, a vedere gli spettacoli teatrali. E da lì cercavo anche di riprodurre, lo dico a chi è, che magari ama la recitazione in genere, di riprodurre certe battute, di copiarle, di imitare questi grandi attori. E così che poi è nato anche l'interesse per il doppiaggio, perché il doppiatore è un attore, intendiamoci. Diciamo è un attore che ha una continuità di attività lavorativa nel doppiaggio, ma è un attore che ha fatto teatro, ha fatto film. Oggi si chiamano fiction, cortometraggi, quindi corti, eccetera. In pratica è nata così, è stato un motivo endogeno, tanto per fare i colti, è nato dentro di me e io ho cercato di sviscerarlo, di avvicinarmi a questo settore audiovisivo, ora parlo del doppiaggio, però le prime cose che ho fatto l'ho fatto da teatrante, da regista, da attore di teatro. Il mio primo spettacolo fu Il sogno di una notte di mezza estate. Wow. Di Shakespeare e Midsummer Night Dream. Come le domande le facciamo dopo, tientele in mente. Ben tre volte beate le fanciulle che vinto il sangue seguono il sentiero di castità, ma in terra più felice la rosa onde stilasi il profumo di quella che su un tatto spino langue ed in pace verginia cresce e muore. E questo è no, il dai! Da Shakespeare a Griffin, con nonchalance praticamente. Allora, parlando di amore per il teatro, sì. Per questo hai iniziato col doppiaggio, qual è il personaggio che ami di più? Il personaggio nell'ambito sempre del doppiaggio? Sì, in generale. Che amo di più? Vediamo un po'. Io sono legato, voi direste subito Peter Griffin, invece come delicatezza e animus più a Kermit. No. Perché Kermit è un personaggino verde molto delicato, che è innamorato di Miss Piggy. E devo dire che è un poeta,
ma con la sua esistenza lui è veramente un poeta. Però sono affezionato anche a certe interpretazioni, come quelle che avete visto, purtroppo non tutte, è successo qualche problema, vero? È ripartito il loop. Sì, ricominciava da capo, ma ce n'erano altre di clip. Ne ha fatte così tante. Da me doppiate, sì. Martin Short nel Padre della Sposa, che è stato un doppiaggio veramente molto difficile. E Martin Short, che è un attore canadese di Vancouver, l'ho doppiato spesso. Soprattutto in quel film ho avuto delle problematiche, perché lui parlava un tipo di era un linguaggio tra il magiaro, l'ungherese e l'americano, per cui usciva fuori una cosa particolare. Invece di matrimonio lo chiamava matriaggio, invece di ok diceva ok ok la radiosa sposa, la sposa, e quindi mi uscivano delle cose dalla mia un po' creatività, se vuoi, perché al momento non era facilissimo doppiarlo, tanto che Carlo Valli, che è stato il doppiatore per eccellenza di Robin Williams, fece l'adattamento di questo film e spese un complimento per me indirettamente, perché disse: va bene, tanto c'è Mino al leggio, quindi le cose che magari non entrano nelle labiali dell'attore ci pensa lui, dirà qualcosa lì a braccio. E in effetti così è stato. Ad un certo punto, quando lui ha preparato la stanza per il bambino, per il nascituro, il bambino che sarebbe dovuto appunto nascere, una stanza stupenda con giocattoli meravigliosi, dice a Steve Martin: chiudi gli occhi, aprisci quella porta. E mi è venuta una cosa tipo abruzzese, che ovviamente il direttore, la direttrice di doppiaggio Maria Fiore, mi lasciò. E va bene, queste sono particolari del mestiere. Quindi quello fu molto difficile, però sono molto legato. Un altro attore a cui sono legato è Benoît Poelvoord, che si è distinto recentemente in Dio esiste, viva Bruxelles, un film geniale, geniale per chi l'ha visto, ve lo consiglio di vederlo, dove lui fa la parte di Dio, è un Dio sciatto in vestaglia con ciabatte, e io lì l'ho doppiato per molte volte, circa 9-10 volte. Un altro attore è Junot, francese, regista e attore, in Le Choriste. Le Choriste del 2014, se non sbaglio, 2004, e un film commovente dove lui fa la parte di un istitutore, di un educatore in un istituto che sembra un riformatorio in effetti, e cerca di far suoi i ragazzi molto difficili, che vivevano delle problematiche evidenti, di portarli attraverso la musica, il coro, appunto da lì Le Choriste, in una sfera superiore che potesse stimolar loro e portarli nella via giusta. Ma ci sarebbe qualche attore o personaggio che ti sarebbe piaciuto doppiare che ancora non hai fatto, magari in un futuro? Guarda, sono preparato in questo, perché spesso me lo chiedono, cara Ramona. E? Sono due, in verità. Allora, uno è lo stesso Robin Williams. Mi avrebbe fatto piacere fare un provino. Allora, il primo film fu Good Morning in Vietnam, ma fu Carlo Valli a vincerlo. Io non presi parte al provino, però feci un personaggio lo stesso, uno dei soldati che stava lì nel gruppo. E poi un altro è Woody Allen. Perché Woody Allen? Perché Woody Allen fu doppiato, come voi sapete, dal grandissimo Orestes Lionello, che è stato il mio maestro, e che vorrei tributaste un applauso ad Orestes Lionello, che è stato veramente un'icona del doppiaggio e un grande attore di cultura e professionalmente. Ma ti piacciono più i cartoni animati o fare i film? Cioè, ti piace più doppiare le serie animate o i film con i personaggi in carne ed ossa? Guarda, rispondendo ti risponderebbe così anche un mio collega. Noi quando siamo al leggio siamo molto seri, deontologicamente predisposti a dare il tutto di noi stessi.
Per cui vuoi che sia una telenovela, una soap opera, che poi non esistono quasi più, o cartoni animati che non sono assolutamente di serie B perché sono difficilissimi, è difficile l'animazione, anche perché l'animazione non ha l'espressione che può avere un essere umano. E comunque attori invece umani in carne ed ossa è la stessa cosa, credimi. Certo, se capita un attore, umanamente parlando, bravo, c'è un piacere senza dubbio nel farlo. Ormai adesso facendo Peter Griffin un po' è un... vado in velocità di crociera, lo conosco talmente bene che a proposito di Peter voglio dirvi com'è nata la genesi dei Griffin. Originariamente si chiamano Family Guy. Ebbene, la nostra direttrice Loris Scaccianoce nel 1999 ci condusse in sala, a me personalmente nella fattispecie, e mi disse: Mino, ecco, vieni qui. C'era il fermo immagine, non di Peter sul water, un'altra immagine ovviamente. C'è questo pater familias, tra virgolette, è uno spaccato di famiglia americano, lui è molto poco altruista, è possessivo, è dissacrante, vilipendioso, irriverente. E come lo vedi? Grassoccio, con gli occhiali, maniche tirate su, camicia bianca, pantaloni verdi, e al posto del mento ha due coglioni. Oh, vabbè, insomma, come lo vedresti, come lo sentiresti a livello vocale? Allora, Seth MacFarlane, che è il creatore dei Griffin, ma anche di American Dad, lui ha una voce molto più profonda della mia. Io quando vedo un grassoccio, devo dire la verità, sono portato ad alleggerire un po' le guance, e farlo un po', perché io penso che un grassoccio sia un po' appesantito dalla mole, no? E quindi che possa parlare un po' così. La risata è fedele all'originale, è quella. Infatti è emozionante parlare di Peter Griffin ed è emozionante stare con voi, come quella volta quando non mi ricordavo come ci si sedeva. Oh, momento. Vabbè. Allora, mi è venuto così. Sappiate che probabilmente, essendo io un cultore dei doppiatori, dei nostri grandi maestri del doppiaggio italiano, perché noi dobbiamo essere grati a loro, avevo dentro di me la vocalità di Carletto Carlo Romano, che doppiava Jerry Lewis, i più grandicelli rispetto a voi, e forse qualcuno di voi anche giovane per averlo rivisto poi. Jerry Lewis è stato un comico eccezionale e Carletto Romano, con la sua verve, la sua caratterizzazione, lo doppiava pressappoco in questo modo. Oh, salve ragazzi, quando sono nato mia madre non c'era. Io non è che ho voluto imitare lui, però, ripeto, essendo un cultore, quasi un nerd, sono finito nella nerd proprio, di questi doppiaggi, che per me è stato come succhiare, carpire, no? È stato un insegnamento che mi ha portato poi ad amare il doppiaggio, non so perché, ma mi sono rifatto un po' a lui, certo a mio modo, con la mia personalità. Quindi, se vogliamo, cara Ramona, Peter Griffin è un Jerry Lewis degli anni 2000. Ma io so che il pubblico è curioso di sapere quanto studio c'è per ogni doppiaggio, cioè quanto ci metti. Cosa fai quando devi incominciare un nuovo personaggio? È difficile la domanda. Guarda, sai, mi è capitato di subentrare a dei colleghi, per esempio, per motivi umanamente logistici, a volte si viene a mancare, eh? Abraham Simpson, Abe Simpson, il padre di Homer Simpson, il grande Mario Milita, ad un certo punto, un applauso, bravo,
il grande Mario che ci ha lasciati, e lui fino all'ultimo ha cercato di dare il meglio di se stesso, poi la voce cominciava un pochino a diminuire per l'età, e cosa è accaduto? Che le ultime volte parlava in questo modo e io ho dovuto rifarmi a lui quando fui convocato per fare il provino. Alcuni dei miei colleghi hanno cercato di anzianizzare la voce, io invece ho cercato, devo dirvi la verità, proprio di imitarlo per due motivi: rispetto del pubblico, in modo che il pubblico sentisse una continuità verosimile, e rispetto a lui che ci aveva lasciati con quel tipo di timbro, quel tipo di colore. Questo mi è successo anche per il professor Farnsworth in Futurama. C'era il grande Sergio Graziani, anche lui, grandi, bravi, vedo che siete esperti del campo. Grande Sergio Graziani, è stato un grandissimo attore, oltre che doppiatore, poi scultore, bravissimo, pittore. E lui doppiò Peter O'Toole in Lawrence d'Arabia, quindi film di inizi anni 60. Ebbene, lui doppiò per la prima volta questo, no, per la prima volta, doppiò lui, fu la prima voce del professor Farnsworth. Poi ha dovuto lasciare la serie, lasciò la serie e sono subentrato io sempre attraverso dei provini. E ovviamente ho cercato di riprodurre un po' la vocalità del professor Farnsworth. E avanti, ciurmaglia! Cercando sempre di imitarlo per non depistare l'ascolto degli spettatori, dei fruitori, in modo da non farli esclamare: oddio, che brutto doppiaggio, ma che è questo? Per intenderci, brutto compito ha avuto il mio amico e collega Massimo Lopez quando venne a mancare Tonino Accolla, perché Tonino Accolla, e un applauso va anche a lui, è la voce originale, la prima voce per tanti anni di Homer Simpson. Tonino venne a mancare, stette male, venne a mancare prematuramente, e quindi chiamarono Massimo Lopez, altri, e anche Alberto Pagnotta. C'è un applauso per Alberto, meritato applauso. Pagnotta, devo dire, un imitatore perfetto di Homer, se voi andate a vedere sul web ve ne accorgerete. E sono arrivati loro due in finale. E poi insomma ce l'ha fatta Massimo. Massimo ovviamente già doppiava da molto tempo, magari Alberto non aveva l'esperienza di Massimo, però ecco, mi farebbe piacere che ad Alberto garantissero un po' di continuità nel doppiaggio, cosa che non accade, e mi dispiace molto, perché è un ragazzo preparato, è un vero doppiatore, sa il mestiere come, e siccome ha in casa, lui ha studiato, vedi quanto tu mi parlavi prima dello studio, lui ha studiato le voci sin da bambino, a casa ha DVD, VHS, fa dei montaggi particolari facendo le imitazioni di tutti i cartoni animati, soprattutto quelli disneyani. Bisognerebbe dargli parecchie chance ad Alberto Pagnotta. Poi, allora, ti è mai successo un fatto divertente in sala di doppiaggio? Scusate, una pausa. Pausa bere. Guarda che parlare è... Necesse est bibendum. Dai, per fortuna non siamo nel bagno. Necesse est, ma necesse anche ovest. Allora, mi dicevi, Ramona, scusa? Dicevo, un fatto divertente che ti è successo in sala di doppiaggio. Un fatto divertente, quale potrebbe essere? Vediamo un po'. Ma una volta mi sono presentato, era un quarto turno serale, non l'avevo mai fatto, era Vittorio Di Prima, anche lui purtroppo non c'è più. Grazie, mi fa molto piacere che siate così sensibili nel ricordare, sottolineando con l'applauso, maestri del nostro settore. Era una serie per la TV, mi sono presentato senza farmi vedere da nessuno, mi ero nascosto in un bagno dello studio, dello stabilimento di doppiaggio, con
vestaglia, pigiama sotto e pantofole, e sono entrato quando mi hanno chiamato, Mino tocca a te, mi hanno visto in sala, così, vestaglia, pantofole, tutti a ridere ovviamente, perché era un turno serale, sarebbe terminato alle 22.30. Ho fatto un po' il mattacchione. Già pronto per andare a un dormire. Un po' come voi, che vi travestite. A me piace il travestitismo, per cui lo trovo un modo sano per essere affezionato a certi eroi dei fumetti, dei manga, degli anime e così via. Quindi la prossima volta vieni vestito o da Peter Griffin o da Kermit? Potrebbe essere, perché no? Ecco. Giustino... Ah, Giustino, stupido cane! Prende molto Giustino, eh? Eh sì, è vero, anche lui, tutta la serie. Ma non c'è solo lui, perché tu hai anche doppiato un orso molto particolare, il nostro caro Ted, che non è proprio uno stinco di santo. No, no, anche lui è dissacrante. Come ma ti è sembrato? Peggio di Peter. Come ti è sembrato fare una parte così? Guardate, vi anticipo una cosa. Il primo trailer di Ted, del primo Ted, non l'ho fatto io. Perché hanno visto sto storzacchiotto, mi sembra sarà un film storzetto così che parla con gli umani. E chiamarono Fabrizio Vidali. Ma non per questo minimizzo il mio bravissimo e carissimo collega. Lui non è morto, eh? È vitale a tutti gli effetti. Facciamo le corna, ecco, per carità, giovane poi. E poi ad un certo punto il direttore Marco Guadagno, di concerto con coloro che presiedevano al film, i distributori della Universal Pictures, hanno pensato, Ted è un prodotto di Seth MacFarlane. Seth MacFarlane richiama i Griffin, Peter. Ma perché non proviamo a darla a Mino Caprio? E così poi hanno chiamato me per i successivi trailer e per il film, per l'intero film. Sia il primo che è stato addirittura ai botteghini numero uno degli incassi, per gli incassi numero uno in Italia, in America ha sbancato. Poi hanno provato a farne un secondo che non è andato forse benissimo come il primo. A me è piaciuto comunque. C'è quella scena lì che... Vabbè, quando entrano in quel ambulatorio dove stanno tutti quei vasettini che voi sapete che cosa contenessero. Vabbè, per me è esilarante. Va bene. E quindi sì, mi sono molto divertito. In quel caso... La caratterizzazione è stata non particolare, ho usato la mia voce, se volete la voce di Niles, però volgarizzata, cioè noi diciamo in gergo buttata, cioè non stando attento alla pulizia di come se si stesse recitando un dramma, ovviamente, o una commedia brillante. Amendola è stato un maestro in questo, Ferruccio. Ha fatto un po' da apripista. E anche, e sono sicuro che seguirà un altro applauso, Manlio De Angelis. Anche lui aveva un tipo di recitazione molto buttata. A me piacciono molto questi tipi di recitazione perché è un parlare recitando o un recitare parlando. A volte purtroppo si è manierati perché il film, un poliziesco, un thriller, certo devi metterci un po' di tensione nella voce e le battute sono un po' le stesse. Chiama la polizia. Sì, l'ho incontrato, gli ho fatto l'interrogatorio. Ecco, invece Ted non richiedeva questo. Ted richiedeva: ah sì, ti sei fatto la canna? Ecco, poi così, con un po' di ironia, un pizzico di ironia, quando scoppia il temporale, vaffa, bel pippo, eccetera, eccetera. Non lo dico tutto perché non si può.
mettiamo i beep. Un bel bippon. Ecco, diciamo così, un bel bippon. Quindi mi sono molto divertito a farlo. Ecco, sicuramente Ted. È molto particolare. Mentre invece, e qui ne abbiamo tanti di fan, io lo so, della saga di Guerre Stellari, che ricordo hai di quando doppiasti C-3PO? Allora, C-3PO, parliamo della seconda trilogia di Star Wars. E la forza sia con voi. Bravo, grande. Ah, grandioso, padre in figlio. Allora, Renato Izzo, un altro applauso, grande direttore di doppiaggio, uno dei grandi maestri. Mi chiamò per fare il provino di C-3PO. Nella prima trilogia lo fece Rodolfo Traversa con la CVD. E poi hanno voluto cambiare un po' le voci. E, con molta umiltà lo dico, ho vinto io. Mi sono rifatto un po' sia la voce originale e anche a una lionellizzazione del personaggio, perché Lionello, quando doppiava Woody Allen, aveva un tipo di voce, no? Un po' così. Io non credo che... Allora l'ho fatto un po' più di testa e... oh cielo, padroncina Padme? Di 2R2, che io lo chiamo il bidone aspira tutto, ovviamente, se mi sente. E vabbè, insomma, era un tipico maggiordomo, però non come Niles della Tata, un maggior, molto British, che è un androide protocollare, come si dice, e che sa un milione più di lingue, fra l'altro, cadenze, inflessioni, eccetera. L'ho doppiato in questo modo, è andata bene, mi pare che si chiami Daniel Davis, potrebbe essere Daniel Davis? No, non mi ricordo, Jeff Daniels è appunto la voce originale di C-3PO, mentre il maggiordomo della Tata, Niles, signorina Bangkok, e Daniel Davis, ecco, così tanto per ristabilire le cose. Dunque, bene, ora che comunque sei diventato importante, che tutti ti conoscono, no, non ti conoscono, come vivi il tuo rapporto con il pubblico? Com'è vivere sommerso di fan, stalker e haters? Perché purtroppo ci saranno anche mi quelli. Mi stalkerizzano addirittura. Eh sì. Guardate, un piccolo aneddoto nel venire qui da voi. Alla stazione di Milano Centrale prendo la metro per venire poi a Busto, no? Prendendo un altro treno, eccetera. Domando a due ragazzi, ferma a Porta San Garibaldi, vero questa metro che ho preso? Cortesemente potete dirmelo? E loro, sì, fra due fermate deve scendere. Poi io mi vado a sedere. Poi a un certo punto questa coppia di ragazzi vengono da me e mi dicono: senta, ma lei è questo qui? E prendono il cellulare e sono io col mio cane Attilio che lo accarezzo. Lei è il doppiatore di Peter Griffin, vero? Beh, è una cosa che fa piacere, perché nel frastuono della metro, il vociare dei viaggiatori, forse è bastata una mia domanda e mi hanno riconosciuto. Quindi... E non è la prima volta, Grazie. Pensate a me quando io l'ho chiamato la prima volta, mamma mia! È stata un'emozione unica. Dimmi, che vuoi dirmi? La voce di Cyborg. Davvero fai anche la voce di Cyborg? Wow! La voce, certo, di Cyborg. Come ti chiami? Mattia, ti ho visto su Facebook! Mattia! Mattia? Sei sposato? Figli? No. Ah, va bene. Ah, c'è tuo fratello? Va bene. Scusa. Dunque, Cyborg. Cyborg, sono stato la prima voce di Cyborg. Che diceva Cyborg? Ma non ricordo più. Ci va la nonna.
Che diceva? Poi che diceva buia, una cosa del genere, vero? Beh sì, lì non è che ho dovuto molto caratterizzare, fare un po' la voce da robot un po' portentosa, un po' così, ma solenne, però sempre con quel pizzico di ironia, che non guasta mai. Ti faccio questa domanda: secondo te qual è la nazione con i più bravi doppiatori e perché? No, siamo noi. È vero, il doppiaggio italiano anche secondo me è quello migliore in assoluto. Sì, senza dubbio, ma no, riconosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo una scuola, una tradizione, un'eccellenza che parte dal 1930, 30-32, e c'è stata una cura, un perfezionare via via la tecnica, sia come apparecchiatura che come approccio al settore audiovisivo. Voi pensate che Stanlio Ollio, i primi Stanlio Ollio sono stati due ragazzi giovani, studenti universitari, uno un certo Cassola, l'altro non me lo ricordo, Bollani, non mi ricordo, vabbè, che vinsero un bando di concorso. Poi subentrò il grande Alberto Sordi e Zambuto. Alberto Sordi poi ha continuato, sapete la fama di Alberto Sordi, il grande Albertone, grande attore, sì. Mentre Zambuto, che aveva studiato astrofisica, se ne andò in America lasciando il doppiaggio e andando ad insegnare appunto astrofisica agli studenti americani. Pensate alla stranezza, alla curiosità di un attore doppiatore come Zambuto. Sordi, quando voi sentite ma stupido, si è rifatto a quegli attori doppiatori americani che leggevano in italiano per portare il film in Italia e quindi sbagliavano le accentuazioni. Avevano dei gobbi evidentemente sulle lavagne scritto, magari ancora non c'era il copione al leggio, sul leggio, e quindi leggevano invece di stupido, stupido. E così poi Sordi ha continuato questo modo, questo lessico talmente buffo e spiritoso. Allora ti faccio l'ultima domanda, poi facciamo fare qualche domanda al pubblico perché sì, siamo agli sgoccioli, okay? Anche lì vedo che stanno fremendo qui alla nostra destra. Hai dei consigli per chi vorrebbe inseguire le tue orme e chi vuole diventare un doppiatore? Qualche consiglio da dare? Allora, attenzione alle scuole, attenzione, perché ce ne sono di serie e meno serie, ma come tutti i campi della vita, i campi della vita. Intanto diffidare di scuole che hanno più di 5-6 alunni in una sala per l'apprendimento di questo lavoro. Bisognerebbe essere prima attori, perché allora, quando io esordì nel doppiaggio, la prima domanda dei direttori di doppiaggio era questa: ma lei è attore? E io già avevo fatto appunto Il sogno di notte, mezz'estate e altre cose. Sì, fatto questo, ah bene, e già partivi con un altro biglietto da visita. Oggi si pensa che la carriera del doppiatore sia una carriera facile, soprattutto in tempi disoccupazionali come questo. Ci vuole lo studio. Io suggerirò sempre ai giovanissimi di, o a livello scolastico, fra di voi, se amate la recitazione, da cominciare con le letture a messa in chiesa, per chi va in chiesa, per dire, o che a scuola, chi vuole leggere questo passo dell'antologia? Io mi ricordo alle medie, ero sempre io che alzavo la mano. Ci deve essere una predestinazione e una predisposizione. Dovete ascoltare la voce degli attori, del doppiaggio, che è un italiano, come diceva Flaiano, l'italiano è quello parlato dai doppiatori, che stanno attenti alle accentuazioni,
a come si dicono certe parole, alla fonetica. Voi pensate che si dice zio? Vieni qui, fa tornare dello zio, dalla zia. No, si dice zio, con la Z dura. Non è lo zucchero, è zucchero. Io sono, non è io sono. Non sono nessuno. Sono viene da sum, estis, sunt. Sumus estis sunt del latino. Quindi la lingua italiana non è ad capocchiam. Vanno dette delle cose in un certo modo. Nella lingua italiana ci sono delle parole che sono... ma stiamo facendo tardi? Disegno, disegno, disegno. Disegno, perché voi non dite segno, segno. Questo è il mio segno. No, dite, questo è il mio segno. Allora, se è anticipato dal prefisso di, sarà disegno, disegno. E così tante altre cose. Le parole italiane hanno al loro interno delle storie, delle filosofie. Pensate soltanto all'infinito considerare. Quante volte diciamo, ma considera che... Sì, l'ho considerato. Ah, ma non lo vuoi considerare? Considerare viene da prefisso cum più il sostantivo sider, sider, sideris e la desinenza all'infinito are. Cum sider are. Non è che voglio fare lezione, per carità. I condottieri latini, prima di affrontare una battaglia, quindi parliamo dell'antica Roma, dialogavano con le stelle. Vediamo un po' se domani dobbiamo attaccare i cartaginesi oppure no. Cosa mi dice il cielo? Cosa mi dicono le stelle? Cum sider, con le stelle. È stupendo. L'etimologia delle parole italiane sono bellissime. Quindi, se amate la recitazione, dovete studiare. Studiare l'italiano, soprattutto. Soprattutto in questo periodo, perché ci sono delle castronerie su Facebook che, ragazzi, mamma mia. Io ho sentito dire da giornalisti, ma ora lo trovate anche sul vocabolario, prima non era così, all'incontrario. Tanto che i nostri amici operai, mi viene da pensare all'operaio rumeno, no? Che sta, che ne so, dipingendo, verniciando una parete o un tramezzo, un qualcosa, un elemento, e se si rivolge al titolare di casa e fa adotto questo o famo all'incontrario, perché lo sente da noi che diciamo all'incontrario. No, al contrario. Cioè la parola incontrario che vuol dire? Contrario, al contrario. È per dire. Ma l'ho sentito dire anche dai giornalisti. Purtroppo è così. Bisogna studiare un po' l'italiano. Facciamo due domande dal pubblico, perché sì, siamo proprio. Abbiamo 10 minuti. Vai. Pubblico, due domande al volo. Il che nome, vuole fare? Qui dite davanti. Dite i nomi. Venite qua. Ciao, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Allora, io volevo chiedere a Mino. Prima si è parlato del fatto che avrebbe voluto doppiare Robin Williams come attore. Sì. Però in realtà una volta è successo. Volta è successo in Aladdin. Che lui doppiava il mercante nell'intro del film. È vero. E lei ha doppiato il famoso mercante. È vero. È successo. Hai ragione. Però credo sia stato anche un errore della traduzione, perché Robin Williams doppiando il mercante si faceva intuire che lui era il genio. Il mercante arabo, no? Nella città di Adraba. Esatto. Esatto, sì, è vero, bravo, lo sai che mi era sfuggita sta cosa? Sì, hai ragione. E anche nella nuova versione di... Perché era sempre Robin Williams, quando faceva anche il genio, doppiato dal grande Gigi Proietti. Esattamente, sì. Bravo, è vero, hai ragione. Vedi, l'ho doppiato anche io. È successo una volta. Vedi che hai gli stalker, che cosa ti avevo detto io? Bravo Lorenzo. Grazie. Dai, un'altra domanda. A lei. Nome. Carissimo, sono Valentina. Segno zodiacale. Acquario. Bene. Segno. No, volevo chiederle se ci sarebbe un dialetto col quale le piacerebbe particolarmente doppiare. Sento. Un dialetto con il quale ti piacerebbe doppiare. Beh, io ho doppiato negli anni Animaniacs, quindi Warner Bros., quei cartoni animati. Uno dei tre picciotti,
Pesto. Pesto è divertentissimo. C'ero io, Pasquale Anselmo e Vittorio Guerrieri, che abbozzavano un certo tipo di sicilianità. Io l'ho fatto un po', come dire, Santa Barbara, un po' leccese, perché a Lecce parlano in questo modo, tra il siciliano e il leccese. Bisogna essere, avere orecchio e strappare un po', imitando tutti un po' i dialetti, per cui se ti capita di fare il genovese, fai il genovese. Se ti capita di fare il milanese, fai il milanese. O se no, se ti capita di fare il torinese, fai il torinese. O se no, se scendi un po' più giù e fai il toscano, ne ha son grullo. Oppure, facciamo piacere, e vai a Napoli. Oppure vai a Bari, sì, ma certo, come no, io sono di Bari, ma cosa? E poi si arriva anche a Catanzaro, Calabria, devi saper parlare, oppure sardo, sì, sono sardo, sì, perché? E va bene, non è vero che non siamo soltanto isolani, siamo tetragoni, ogni tipo di tentazione. Vabbè, insomma. Dai, facciamo l'ultima domanda del pubblico. Ivan, sì. Non sei terribile. Perché abbiamo avuto prima Lorenzo, magnifico. Tu sei Ivan, non terribile. Va bene. Allora, con tutto il grande rispetto per grandi doppiatori come Pino Insegno e Teo Bellia, per me sei sempre tu il doppiatore vero e migliore dei Simpson. Vorrei sapere, 15 anni più o meno, perché c'è stato l'avvicendamento, che per me era il migliore nell'epoca degli scherzi al telefono e tutto? La mia idea è stata forse perché si stava aggiornando l'animazione del cartone originale. Caro Ivan, ci fu un, diciamo, una diversa veduta, lo dico in toni eufemistici, tra me e l'allora compianto Tonino Accolla. Successe qualcosa fra di noi, diciamo così, ecco, e lasciai la serie. Prima di concludere, tu devi fare una cosa, giusto? Ah sì, come abbiamo aperto con il cesso, concludiamo con il cesso. Allora. Quindi, nel frattempo beve. Ricordatevi che dopo lo possiamo trovare per un'oretta al suo stand, qua, dunque, subito qua dietro. Dicevo in apertura, abbiamo iniziato col gabinetto, con le flatulenze, eccetera. Allora mi sono permesso, in una versione molto ridotta, di cantare sulla base della voce del silenzio che diciamo fu lanciata nel lontano 68 al Festival di Sanremo. Allora venivano effettuate due versioni, c'era la versione del cantante italiano e la versione del cantante straniero. Per intenderci, Lucio Battisti cantava "Non sarà un'avventura", e l'altra era Wilson Pickett. Nella fattispecie la voce del silenzio era cantata da Tony Del Monaco e la grandissima Dionne Warwick. Allora io che ho fatto? Ho cercato di cambiare un po' le parole, col massimo rispetto dei due autori, Paolo Limiti, Elio Isola, che sono gli autori di questo brano, e Isola è l'autore della musica, Mogol e Limiti sono stati gli autori di questo brano. L'ho cambiato un po', l'ho un po' paramelodiata, usiamo questo termine, e viene fuori una cosa così. Grazie, maestro, se sei pronto. Sto guardando. Garbus, il nostro Garbus. Maestro Garbus, siamo pronti? Sì. Andiamo, 3, 2, 1. Ancora Peter al cesso sul water. C'è anche la carta igienica se serve.
volevo stare un poco al cesso a far puzze e tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una loffa intorno a me. E tornan fuori troppe puzze che credevo morte ormai. E ho tanto scorreggiato nel water del silenzio. Ritorna come tanfo nel mio naso. E quello che mi manca nel water del silenzio mi scappa, sai, molto di più. Ci sono suoni in gabinetto, ma son flatulenze ormai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che quel peto ha il puzzo delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non hai scorreggiato mai, tu non hai scorreggiato mai, tu non hai scorreggiato mai. Guarda, rubiamo 3 secondi, facciamo una selfie con tutto il pubblico. Ci stai? Vabbè. Dai, pubblico, vi voglio tutti con le mani alzate. Facciamo una selfie. Vieni qua con me. Allora, vediamo se ci stiamo tutti. No, mettiamoci giù noi perché sennò non ci stanno tutti. Inginocchiamoci. Ah, ma sta arrivando anche Fabio, però io ne voglio una che col mio cellulare. Allora, questa l'abbiamo fatta, adesso arriva anche il nostro fotografo ufficiale che ci fa una bella foto, un attimo solo che fa il giro lungo, non scappate via, state qua, arriva, arriva, dategli tempo di arrivare. Ragazzi, vi siete divertiti? Vi piace? Allora, dopo, cioè adesso, quando scendiamo, potete venire lì allo stand. Sarà disponibile per un'ora esatta, se non riusciamo a fare tutti faremo una foto di gruppo tutti allo stand, non so come faremo però ci staremo. Ah, eccolo qua, facciamo una foto col signor Fabio. Un caro saluto ad Adalberto, a Carmen e a Sara, alla sua bambina, suo marito, sono amici che sono accorsi da Milano e da Torino, pensate. Ok, rimettiamoci giù, Fabio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Rimettiamoci giù. Ragazzi, vi voglio con le mani su. Forza, tutti con le mani su. 3, 2, 1. Grazie ragazzi. Adesso lascio il microfono alle nostre... Dov'è la nostra Scarlett? Ho perso la nostra Scarlett. Dov'è? È di là, fa giro. Ah beh, lei tutta tranquilla lì, adesso arriva con calma, forza, 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 che qui stanno fremendo, perché a brevissimo inizierà la gara cosplay per il Synergy, la competizione finale. Vedo qua dei costumi spettacolari, ragazzi. Sono emozionata per voi. Arriva la nostra Scarlett, che io... Ah vabbè, ok, d'accordo. Allora... 5 minuti di pausa e noi siamo qua. E invece io e te andiamo allo stand? No, facciamo 10 minuti di pausa, così ti riprendi. Troppa emozione. Mi riguardo un po'. Quindi, fra 10 minuti ci vediamo allo stand. Se volete potete... Guarda, c'è già la fila, la pronta. Non ci credo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao!
so che splenderà.